Abbiamo iniziato a lavorare a partire dallo scorso gennaio come consultanci giovani Lombardia al fine di rilanciare l'attività sui territori, al fine di coinvolgere i nuovi giovani amministratori e quelli che da più tempo esercitano all'interno delle proprie comunità ruoli di rappresentanza attraverso ruoli di sindaco, consiglieri comunali, assessori, presidenti dei consigli comunali. Speriamo di poter ripartire con slancio ed entusiasmo al fine di rilanciare l'elaborazione politica e la formazione per i nostri amministratori e speriamo di potervi incontrare presto all'interno delle varie iniziative che svolgeremo nei territori a partire da aprile, maggio e prima dell'estate. I giovani amministratori infatti hanno uno svantaggio che è quello dell'inesperienza, ma questa diventa anche una potenzialità. Nel senso che abbiamo la possibilità di sperimentare proposte alternative nuove rispetto a ciò che si è sempre fatto. Sono convinto che sia necessario fare rete. Quando uno fa rete si confronta con gli altri amministratori che si occupano delle stesse tematiche in altre realtà italiane, questo può, come dire, incrementare il livello di innovazione che tutti noi potremo portare nelle nostre amministrazioni. Amministrare non è facile, soprattutto in questi momenti di difficoltà sia per gli enti locali che per la situazione socio-economica. Però al contempo come amministratore è bello il poter fare qualcosa per i propri cittadini e vedere concretizzarsi il proprio lavoro. Queste difficoltà si possono superare solo confrontandosi e vedendo altre esperienze e con il far girare le buone pratiche. E mi piacerebbe continuare anche perché ci sono progetti, come dicevo prima, di ampio respiro che in un mandato difficilmente si esauriscono. Fare il consigliere comunale è sicuramente un compito molto importante e di responsabilità che permette ai giovani amministratori di cercare di portare delle politiche innovative all'interno dei propri territori, o perlomeno è questo che ci prefiggiamo di fare. ANCI è sicuramente una realtà importante che può dare degli strumenti soprattutto ai consiglieri, agli assessori, ai sindaci, alle prime armi per capire meglio come funziona la macchina comunale. La politica innanzitutto è una sfida, ma soprattutto un impegno che una persona si prende per portare avanti degli obiettivi, per cercare di risolvere le problematiche, perché la gente quello che vuole oggi sono delle risposte dalla politica. ANCI Giovani dovrebbe proprio andare a formare i giovani amministratori che come me per la prima volta si sono avvicinati al panorama della politica, si sono avvicinati al proprio comune, ai propri cittadini, intraprendere tutti quei percorsi tali per cui un amministratore poi si ritrovi anche magari in grado di aiutare al meglio i propri cittadini. Il rinnovamento deve essere sempre continuativo, non ha una fine. Dobbiamo sempre lavorarci e noi giovani dobbiamo ricordare che solamente con la forza e con il coraggio, con la nostra umiltà possiamo portare avanti le nostre idee, prendere per mano il presente per portare in un futuro. C'è anche una bella realtà che mi sembra che oggi sia assolutamente testimoniata di un sacco di ragazzi che invece poi si mettono in gioco in prima persona, cercano di dare il loro contributo, magari con un po' meno di esperienza rispetto a chi l'impegno ce lo mette da tanti anni, ma magari con un entusiasmo, con delle capacità anche un po' diverse, diciamo con un approccio diverso, ecco, alle cose. Conoscenza del territorio, perché io sono al primo mandato e conoscevo il territorio dal punto di vista di un ragazzo, di una persona che lo viveva, ma non una persona che doveva amministrarlo. E per amministrare il territorio c'è veramente bisogno, in questo ANCI può essere anche molto utile per i giovani amministratori, c'è veramente bisogno di conoscere il territorio e conoscere la macchina comunale. Era una cosa completamente estranea, una persona che pur vivendo per 30 anni il suo territorio non aveva mai affrontato questi problemi dal punto di vista dell'organizzazione e dell'amministrazione, e questo secondo me è stato il primo scoglio vero dell'ingresso in un consiglio comunale. Forse l'approccio che riusciamo a dare, una sensibilità maggiore su alcuni temi rispetto ad altri amministratori e soprattutto un approccio più in termini cioè a come ci rivolgiamo alla cittadinanza, ecco, forse questo. La difficoltà di cercare di imporre un cambiamento, una macchina amministrativa molto statica. Opportunità però il trovare persone con cui collaborare e con cui riuscire in questo intento, nel cercare di costruire quindi una pubblica amministrazione più snella, più
veloce e più capace soprattutto di rispondere alle esigenze dei cittadini. Perché i ragazzi, al di là di una prima fase di confronto e di conoscenza, fissino degli obiettivi concreti e cerchino di focalizzare la loro attività nella realizzazione degli stessi. Credo che la consulta Lancia Giovani in Lombardia non stia lavorando e stia lavorando con l'interesse di fornire alle amministrazioni locali che in questo momento si trovano in grave difficoltà, assolutamente mai presentatesi in passato, delle soluzioni a problemi che sono mai consolidati nel tempo, ma le cui soluzioni richiedono un'innovazione.